Un caro saluto da Francesco Samani, vi raccomando di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di condividere con i vostri amici queste risorse online. Allora, mi avete scritto voi in relazione a un esercizio perché diciamo, in relazione a questo esercizio, dato dal Ministero dell'Interno, sempre relativo alle capacità logiche, tanti di voi stanno rispondendo in maniera diversa e insomma alcuni di voi non sanno come risolverlo. L'esercizio ve lo metto come copertina, ve lo rileggo. Quindi vostra sorella Brunilde ha 8 anni, quindi mettiamo l'incognita X, 8 anni e X è Brunilde. Poi voi, quindi si riferisce a noi, quindi potrei anche fare io, sono Y, ho il triplo dei suoi anni, sono 3X che è uguale a 3 per 8, 24 anni. Questa è la mia età. Quanti anni avrete quando la sua età sarà la metà della vostra? Allora, molto semplicemente, se la sua età sarà la metà della mia, la mia età sarà il doppio della sua. Quindi la mia età, che è y più n, perché saranno passati n anni, sarà il doppio della sua età, che è uguale a x più n. Da cui segue che y più n uguale 2x più 2n, n, e questo si semplifica, sappiamo che y, andiamo a sostituire gli anni, è 24, 2x è 8, quindi 2 per 8 16 più n, porto il 16 dall'altra parte e scambio il primo membro con il secondo membro, 24 meno 16 fa 8, n uguale 8, vuol dire che sono passati 8 anni, ma se n è uguale 8 significa che io, che sono y più n, avrò 24 più 8, 32 anni. Quindi y dopo n anni, affinché io abbia il doppio dell'età, dopo n, è 24 più 8, che sono 32 anni. E x, che è l'età di Brunilde, che ha 8 anni, quindi sempre dopo n anni, è 8 più 8, che è uguale a 16 anni, ossia io avrò esattamente il doppio dell'età di Brunilde. Vi ringrazio per la visione, a presto, e insomma spero che adesso sia tutto più chiaro.